Ben ritrovati. Siamo di nuovo qui, siamo di nuovo sotto il diluvio, quindi nulla di nuovo sul fronte occidentale, però siamo in compagnia con di un nuovo relatore, in questo caso una nuova relatrice. Ho il piacere di presentarvi Sonia. Sonia è una psicologa, una cuoca olistica specializzata nell'uso degli oli essenziali in cucina, quindi sarà un intervento veramente spettacolare perché siamo molto abituati a conoscere gli oli essenziali in ambito aromaterapico, diffusione di aromaterapia, ma è poco conosciuto il loro utilizzo in ambito alimentare. È diplomata in naturopatia, in macrobiotica, e anche Sonia collabora da anni con l'associazione La Grande Via del dottor Berrino. Oggi insieme a Sonia cucineremo con gli oli essenziali piatti equilibrati e saporiti. Siamo pronti per iniziare? Siamo prontissimi. Quindi non io ci ferma do niente. Un grandissimo benvenuto a Grazie. Sonia. Ringrazio ancora il pubblico qui presente e il pubblico da casa. Ricordo che per qualsiasi domanda che volete fare durante l'intervento, comunque durante tutti gli interventi dello show cooking, potete scrivere al numero 388 834 2776, e poi Sonia durante la sua preparazione vi risponderà a ogni domanda. Prego. Allora Elisa, io volevo intanto mandare un pensiero a tutte le persone che sono sotto il diluvio nelle Marche, perché noi l'abbiamo passato a Livorno e quindi sono stati momenti veramente difficili. Questo ci fa riflettere quanto sia importante il cambiamento, quindi io ringrazio Macro Librarsi per avermi ospitato e per aver chiesto la mia partecipazione, perché più che mai la natura ci sta dicendo che dobbiamo trasformarci. E allora eccomi qua. Io sono una docente di cucina naturale, col dottor Berrino abbiamo aperto la scuola di cucina naturale e ho pensato: la base della mia cucina è una cucina naturale, quindi una cucina sana, una cucina dove, come ci ha appena detto il dottor Berrino, cereali integrali, verdure, legumi, pesce, semi sono molto importanti. Io adoro le spezie e adoro tutte le erbe selvatiche, erbe aromatiche. Poi siamo nel Mediterraneo, siamo nella nostra terra meravigliosa dove abbiamo un sacco di spezie. Quando mi sono approcciata agli oli essenziali, non è stato perché non amo le erbe aromatiche, le adoro, però io per esempio amo tantissimo la menta. La menta, sapete, ha dei benefici meravigliosi, è contro la nausea, contro il prurito, va a lavorare nel sistema nervoso, durante lo studio è importante tenerlo per i ragazzi perché potenzia la concentrazione. In cucina per i cuochi io glieli metto, perché ho gestito per 15 anni un ristorante naturale a Livorno e il cuoco, nel momento in cui ha l'olio essenziale di menta, si sente più leggero. Aiuta la comunicazione l'olio essenziale di menta, quindi ha tantissimi benefici. Però quando tu vai a prendere la menta, a parte che bisogna trovarla, e poi non tutti abbiamo la fortuna di vivere in campagna. Io purtroppo vivo in appartamento e quindi trovare la menta, e soprattutto acquisto la menta, ce l'ho un giorno, il secondo giorno già la mia menta comincia a perdere il suo profumo e poi si appassisce. Quindi ho pensato, vado a lavorare con gli oli essenziali, così ho la menta lì, ce l'ho sempre lì, al massimo delle sue capacità, ne uso poche gocce, poi vedremo l'importanza degli oli essenziali e delle quantità da mettere, e soprattutto gioco in cucina, perché la cucina è divertimento, ragazzi, cioè la cucina è gioia, è leggerezza, non deve essere pesante. L'importante della cucina è saper organizzarsi. Allora ho pensato, ma se io in cucina mi organizzo, mi faccio dei sali aromatizzati, mi faccio magari dell'acidulato di umeboshi, di riso, tutto aromatizzato, ogni volta che vado, c'ho già
le mie essenze pronte, le mie erbe che dovrei aver raccolto pronte, già miscelate, e posso condire in modo diverso, non cambiando il gusto al mio cibo, ma valorizzando il gusto semplice del cibo. E da lì ho cominciato a studiare gli oli essenziali e soprattutto come poter unirli insieme, perché non tutto sta bene, no? Quindi ho cercato di capire come unirli insieme. E oggi io con voi, non vi continuo perché sarebbe molto più lungo, oggi con voi vi voglio fare delle ricette. Vi voglio dare le ricette, per esempio, di un sale che ho chiamato sale ai quattro sapori. Beh, quando parliamo del sale, noi parliamo del sale marino integrale. Quindi non parliamo del sale che viene raccolto, poi lavato, poi aggiunto. No, sale marino integrale che ha tutte le sue proprietà dentro. Quindi un ottimo sale che andiamo a aromatizzare. E questo sale, quando è aromatizzato, che lo chiudete nel vostro bel barattolo di vetro, dopo una settimana circa, anche due, è pronto e lo posso usare. E io di solito mi preparo tanti sali aromatizzati di varie basi che vado a usare nei miei vari piatti. E anche lì cambia, cioè basta poco. Faccio l'olio aromatizzato. Quando io, per esempio, non ho tempo e alla sera mi faccio anche una bella pasta integrale, una bella pasta di grano duro, e ci metto un olio aromatizzato, i miei gusti cambiano, perché in cucina non dobbiamo essere monotoni, in cucina ci vuole cambiamento, perché più cambiamo più energia dentro di noi abbiamo. Allora iniziamo, che dite? Iniziamo. Non vedo l'ora. Allora, sale marino integrale 250 grammi. Allora, però, cosa importante, prima di tutto decido i miei oli. Quando vado a mettere i miei oli essenziali, di solito prendo un contagocce, perché devo tenere presente che l'olio essenziale è l'essenza della pianta e ne bastano poche gocce. Di solito io non uso più, ma non più di una goccia per piatto. Cosa importante, perché anche se l'olio essenziale è, come vi posso dire, benefico, perché ha tante, 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 tante proprietà, fra l'altro una delle proprietà più importanti è quello di essere un conservatore. Cioè, adesso stiamo facendo delle prove, anche se io sono molto contraria, però mi hanno convinto di fare una prova sugli affettati, che non consiglio tanto di mangiare proprio per niente, però conservati con l'olio essenziale, quindi senza nitriti e nitrati. Perché l'olio essenziale, che ha le sue la sua storia già dagli egizi, è un conservante naturale. Quindi cosa facciamo? Nostro barattolo di vetro, ci andiamo a mettere, prima di mettere il sale, due gocce di rosmarino, due gocce di basilico, due gocce di menta e due gocce di salvia. All'inizio con la menta, perché tanto... Allora, io vi consiglio, oggi per motivi di tempo non l'abbiamo fatto, di prendere il contagocce, di aprire e di stare attenti a mettere due gocce. Due gocce di menta. Facciamo così per il rosmarino. Rosmarino è ottimo, poi il rosmarino l'abbiamo anche, come dire, legato alle cinque trasformazioni della medicina tradizionale cinese, quindi il rosmarino va a lavorare sul fegato, è ottimo per le donne per la cellulite, ha un sacco di proprietà. E poi prendiamo il basilico, mentre il basilico ha la proprietà di lavorare sullo stomaco, quindi sul milza pancreas, e ha la proprietà di digerire, di aiutare la digestione.
e alla fine mettiamo la salvia. Io ne approfitto già, Sonia, per farti una domanda che è arrivata. Subito. Chi soffre di colite ulcerosa, sì, può usare questo tipo di preparazioni nella sua alimentazione? Quindi gli oli essenziali miscelati con ingredienti per la sua alimentazione? Allora, l'olio essenziale sì, può essere usato, non ci sono problemi per la colite ulcerosa. Certamente deve tenere una tipologia di alimentazione adatta per tale patologia. Soprattutto deve masticare tanto e tenere una tipologia di alimentazione adeguata. Non è che l'olio essenziale, come dire, mangio di tutto e di più e poi metto l'olio essenziale. No, qui partiamo da un'alimentazione sana, equilibrata. Vado a, come dirle, impreziosirla con l'olio essenziale. Allora, abbiamo messo l'olio essenziale, lo vado a girare. Perché questo? Perché se io mettevo prima il sale e dopo le gocce si appiccicavano subito al sale. In questo modo io vado a ruotare, l'ho sparso e ora vado a mettere i miei 250 grammi di sale. Eccoci qua, chiudo. Non mi vuole bene questa, però non importa. E comincio a sbattere. Quindi consigli comunque di utilizzare un contenitore ermetico, sì, per questo, sì, tipo ci di... Sì, ci vuole un contenitore ermetico, un contenitore di vetro. Adesso io ne ho fatto 250 grammi, uno ne può fare meno e al posto di due gocce uso una goccia, ne fa la metà della quantità. Adesso lo muovo in tal modo che così l'olio essenziale si uniforma e va in tutto il sale. Normalmente è bene attendere un pochino prima di usarlo. Noi oggi faremo il cappuccio rosso fermentato, quindi lo useremo nelle fermentazioni. Sapete, chi è stato ora a sentire il dottor Berrino ha sentito l'importanza delle fermentazioni, l'importanza dei batteri, che noi siamo pieni di batteri, quindi l'importanza di aumentare le difese immunitarie. E quindi noi faremo il cappuccio fermentato con l'olio essenziale, col sale e i quattro sapori. Qual è la differenza? Noi abbiamo fatto una prova proprio chimica. Abbiamo preso un cappuccio, l'abbiamo fermentato col sale normale e un cappuccio col sale con gli oli essenziali. Abbiamo visto che l'olio essenziale fa, come dire, conserva di più. Il colore diventa più brillante. La consistenza rimane un pochino più croccante. E quindi anche in cucina, quando poi vai a fare magari una bella insalata di riso con questo cappuccio o lo aggiungi a delle verdure, avere questi colori meravigliosi è stupendo. Allora, prendiamo il cappuccio, lo tagliamo a metà. Una cosa buona... sempre scegliere cappucci che siano belli sodi, che sia facile da, come dire, da tagliarli. Andiamo a tirare via il torsolo centrale. Sì, lo metto qua. E poi con la mandolina lo andiamo ad affettare. Cosa importante, il cappuccio non deve avere parti nere. Quindi non ci devono essere processi di fermentazione o di deterioramento già in atto. E con una mandolina, adesso io questa non la so, lo vado a tagliare in modo sottile.
scusate che peso questo. Sì. Se non avete una mandolina lo potete fare anche a mano. Non è importante, io dico non, si, cioè, non ci sono problemi, andiamo avanti. Ci, vi mettete lì con il coltellino e lo tagliate sottile sottile. Allora, l'importante dei fermentati, perché aumentano il nostro sistema immunitario, vanno a aumentare la nostra flora batterica, vanno a lavorare sul microbiota intestinale. Quindi è tutta salute. E soprattutto, cosa importante, sempre nell'organizzazione della dispensa, li ho lì. Cioè, poi vi spiegherò che addirittura vanno sotto vuoto, perché mangiano l'aria sopra e quindi vanno sotto vuoto. Quindi me ne posso preparare anche una quantità. Me li tengo lì quando mi servono, una bella forchettata, e me li mangio. Non è necessario, come dire, farli al momento, li posso fare e tenere in dispensa. Quindi cucinare con l'alimentazione naturale è facile, perché basta organizzare la dispensa e non ci vuole poi tanto tempo. Sapete, per esempio, ci sono tutte queste cotture, le cotture angeliche, dove posso già cucinare, mettere sotto vuoto e tenere lì tutto pronto. Ok, allora io ne faccio metà, che è mezzo chilo, perché qui giustamente abbiamo i tempi contati. Intanto che prepari, ti faccio un'altra domanda che chiedono. Sì. Se hai indicazioni su che tipo di oli essenziali, non tipologia, ma sì, brand, marche, che sei sicura che possono andare bene per questo tipo di preparazioni. Allora, cosa importante, gli oli essenziali devono essere tutti a uso alimentare, 100% naturali e biologici. E poi io li uso veramente tutti, quindi uso gli oli essenziali adatti per i dolci e vado a lavorare con i dolci, che vengono fuori delle cose spettacolari. Il petit grain, la vaniglia, vabbè, quella la conosciamo tutti, oppure il cedro, oppure il benzoino, che ha questo profumo di mandorla, un retrogusto di mandorla spettacolare. Quindi faccio delle creme per farcire i biscotti, faccio il biscotto, poi mi faccio la crema col cedro e benzoino, che ha questo sapore di cedro e di mandorla insieme, ed è spettacolare. Anche nel mondo dei cocktail viene spesso utilizzato anche il, sì, discorso degli oli essenziali. Io ne ho provato uno al pino cembro, era una cosa spettacolare. Vengono delle cose meravigliose. A questo punto ci mettiamo il 20% di sale. Allora, andiamo a pesare. Qui abbiamo detto che abbiamo mezzo chilo, scusate, 2% di sale, ho avuto un momento. Il 2% di sale aromatizzato, ve lo vorrei far sentire. Si può? Si dopo, può. A fine dopo, intervento dopo lo ve lo sentire. Faccio sentire. Quindi andiamo a pesare il 2% di sale di mezzo chilo. Eccolo qua, e lo vado a mettere sopra. A questo punto c'era un pestellino, ecco, io cosa faccio? Comincio a rompere la fibra, no? Allora, posso di stare lì con le mani, che molte volte comincio a rompere la fibra e prendo un mortaio, qualcosa. Intanto ti ringraziano, il nostro pubblico dice che è tutto interessantissimo, e hanno un'altra domanda.
se puoi gentile. Ma che bello questi che sono così, è sì, meraviglioso. Scalda questo tipologia di commenti, di complimenti, perché oggi ne abbiamo tutti molto che bisogno. Che bello, sì, è vero. Chiedono se puoi spiegare la cottura angelica ed è arrivata la fatidica domanda, perché ogni volta che si parla di fermentazione, soprattutto fermentazione in casa, sì, arriva la domanda sul botulino. Sì. Lecitissima, ed è giusto fare chiarezza allora, su questa cosa. Sì, sì, sì. Allora, prima di tutto gli rispondiamo sul botulino. Allora, quando io faccio i fermentati, e fra l'altro per 15 anni ho avuto il ristorante, quindi li davo in sala ogni giorno. Cos'ho? Ho il pH-ometro. Il pH-ometro che, ora, io avevo quello professionale, ma perché lo usavo tutti i giorni, ma il pH-ometro, quello normale, ha anche un costo veramente irrisorio. E misuro il pH, che deve essere inferiore, come dico ai ragazzi a scuola, da 4.5, 4. Di solito con questa percentuale di sale andiamo sui 3.6 di pH. In quel range non si sviluppano batteri, non se li sviluppano. Quindi è proprio un fatto chimico. Che il pH deve essere quindi sempre tendente alla... Tendente sì, sull'acido o molto acido, perché pH neutro è 7, se partiamo dal 4.5 arriviamo al 3.5 è un range che si sta avvicinando molto di più a un pH molto acido. Allora io dico, non perché molti dicono guardate l'odore, guardate le muffe, io dico no, cose proprio scientifiche, ho il mio misuratore, misuro, si vede che funziona, basta. Cioè, cose molto semplici. Tra l'altro in commercio ne esistono anche di quelli che reagiscono tramite colore, quindi ci fanno sì, vedere dopo, confrontando con la scala, esattamente che tipo di colore comprende quel pH. Sì. Allora, stiamo andando avanti, pestiamo molto bene. Allora, invece, per la cottura angelica, sì, siccome non vorrei essere pressapochista, non è proprio su di me essere pressapochista, vorrei farla in un altro momento. Ma perché io penso che ci sarà occasione, anche senza svelare troppo, ci sarà occasione per parlarne magari in maniera più dettagliata in tempi migliori, sicuramente tempi meteorologici migliori anche. Perché la cottura angelica ha bisogno di tempo per spiegare bene anche lì, perché dobbiamo sempre tenere i cibi in sicurezza e quindi è ottima, però ci vuole un po' di tempo e allora non posso ora fare questo e quello. Vorrei fare al meglio questi per spiegarveli bene, perché così potete rifarli a casa e farli anche con tutti i vari sapori, perché adesso io l'ho fatto con 4 oli essenziali, li potete fare con 2, con 3, ci potete aggiungere dentro anche un po' di mela, per dire, e quindi ci avete i crauti con la mela, ci potete mettere dentro lo zenzero, e quindi c'è anche lo zenzero dentro, quindi ce n'è. Allora, questo cappuccio è bello secco perché abbiamo così tanta umidità fuori che lui quindi mi sta facendo un po' tribolare, però non importa, noi vuol dire che abbiamo bisogno di essere... Però sì, per chi non riesce a vederlo bene, soprattutto parlo con il pubblico qui davanti, è una sorta di... Esatto, non dico un trito perché è sbagliato come termine, però lo sta sminuzzando ancora di più con l'aiuto del pestello. Allora mi metto i guanti. Perché il cavolo cappuccio macchia poi anche. Macchia un po'. E vi faccio un po' vedere. Però usiamo sempre il detto, chi bello vuole apparire un po' deve soffrire, quindi in questo caso è talmente bello il colore, talmente intenso, che qualche cosina distorto doveva esserci, in questo caso il potenziale macchiare la pelle, ma comunque è un macchiare che in pochissimo sì, tempo viene via naturalmente. Quindi queste cose fatevele, tenetevele a casa, è importante.
Arrivate a casa, avete fatto un'insalata di riso, avete il riso, ci aggiungete due olive, due capperi, una manciata di cappuccio, ci tagliate un po' di rucola ed è fatta l'insalata di riso. Tempo? Sì. Ripetiamo, esatto, gli oli essenziali. Allora, ho fatto un... niente, figurati, ho fatto un sale marino integrale con quattro sapori, dove ho messo 250 grammi di sale marino integrale, due gocce di rosmarino, due gocce di basilico, due gocce di menta e due gocce di salvia. Oli essenziali naturali adatti per l'alimentazione. Allora, a questo punto... continuate in tal modo che esca, vedete, comincia a uscire quello che è la sua acqua, perché deve stare poi completamente sotto la sua acqua. Ecco qua. Vedete che il colore comincia a rinfrancarsi, un colore bello anche... Allora, a questo punto, quando è così che ha cominciato a rilasciare il liquido, prendete un vaso, ecco, è caduto, non importa, prendete un vaso di vetro, e lo mettete dentro. E cominciate a pigiare bene bene bene, vedete che c'è tutta la sua acqua. Infatti la bellezza è che proprio ha un colore viola intensissimo, con una acqua lilla che di solito tende più al rossiccio, al rosa rosso. L'olio essenziale fa in modo che il colore si potenzi, perché conserva di più la verdura. Allora, a questo punto fate in modo che sia tutto ben sotto, ci andate a mettere i pesetti sopra, in tal modo che così sia tutto sotto acqua, ci mettete una garza. Una garza col suo elastico. Io di solito appoggio questo anche così tanto l'aria passa e lo lasciate fermentare per 2-3 giorni. La temperatura giusta per la fermentazione è dai 15 ai 20 gradi. Cosa succede? Che vedrete che qua cominciano tutte le bollicine. Ok, dopo i 3 giorni io prendo, tiro via la garza e lo chiudo. Cosa succede? Intanto l'ho riempito, perché sapete, per la conservazione bisogna cercare sempre di usare contenitori pieni. Cosa succede? Che per reazione della fermentazione l'aria va fuori e questo mi va sottovuoto. Quindi questo poi io lo posso conservare meglio comunque sempre a una temperatura sotto i 15 gradi, cosa importante, o in frigo. Io di solito al ristorante metto tutto in frigo. Controllo sempre che non mi vengano muffe, devo tenerlo sempre in maniera verticale, ok? Quando apro sento anche l'odore, però la cosa importante è che quando lo aprite è sottovuoto, dovete controllare che sia sottovuoto. E questo è importante. E questo è il nostro cappuccio, lo mettiamo qua, con il nostro cappuccio a metà. Sbarazziamo un secondo. Dopo appunto hai parlato di temperatura, anche lì è un po' un gioco.
non dico che sia lo stesso gioco del pH, ma quasi, nel senso che la fermentazione, più la temperatura è alta, prima più si accorcia. Più si accorcia, quindi prima si avvia, diciamo. Certo. La temperatura, tenendola più bassa, magari anche più bassa rispetto a quella consona, quindi attorno ai 15 gradi, tenendola un filino più bassa, la fermentazione è rallentata in quel caso lì. Sì. Proviamo, proviamo. Poi la ripeto io la domanda. Sì. In questo caso qui... No, allora, questo io lo lascio fermentare 3 giorni. Io di solito chiedo sempre di fare una fermentazione almeno di 3 settimane. No, no, allora, in questo caso io per motivi di tempo ne ho fatto poco, ma se dovevo fare... E per questo barattolo l'avrei riempito almeno fino a qua. Avrei lasciato 1 centimetro di spazio sopra e poi oggi per motivi di tempo abbiamo cercato. Sopra ci avevo messo, vi ricordate, i pesini. Non li metto per non sporcarli, però sopra ci vanno i pesi, che possono essere, esatto, anche quelli di vetro, se no, anche se ne quelli vedono. Di vetro, non ho quelli di vetro, prendo degli stuzzicadenti, prendo una foglia di cavolo ben lavata, la metto dentro e con gli stuzzicadenti me la tengo giù. Sì. Sì, sì, allora i primi. Sì, è giusto. Allora, inizialmente butta fuori l'acqua. Cosa vuol dire butta fuori l'acqua? La fermentazione sta venendo su, sta mangiando tutta tutta l'ossigeno e butta fuori. A quel punto più lo chiudo, ok? Perché mi butta fuori. Una volta buttato fuori, lui va sotto vuoto. È una reazione chimica. No, 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 perché quando butta fuori vuol dire che sta andando sotto vuoto. Faccio un attimo la rompina della situazione, no? Ma eccoci. È anche il mio lavoro. Di solito in ufficio rompo sempre le scatole a tutti i miei colleghi, a oggi rompo a voi. Vi ricordo che siamo in diretta sia su Zoom che su YouTube, quindi... Per qualsiasi domanda, fantastico. Io vi lascio il numero di telefono al quale inviare la domanda che volete fare a Sonia o ai relatori che presenteranno dopo, di modo che poi le mie colleghe riusciranno a selezionare e a girare a noi per poterle porre a lei. Per il semplice motivo che qui è meraviglioso che siate tutti, però da casa non sentono la domanda, quindi non riescono a capire il discorso. Era solo questo qui. Comunque io vi lascio di nuovo il numero, che è 388 834 2776. Poi se riusciamo a rispondere anche qui dal vivo, assolutamente, cioè lungi da noi voler fare una barriera, anzi sarebbe bello poter essere proprio insieme lì di fianco a voi, però per rendere fruibile questo intervento anche agli spettatori che non potevano presenziare a Cesena e per rendere discorsivo appunto il discorso, ci serve appunto una domanda detta ad alta voce, ecco. Grazie mille intanto. Allora, ora volevo, intanto, gli oli essenziali non sono idrosolubili, ma sono liposolubili. Cosa vuol dire? Che hanno bisogno di un vettore. Quindi se io metto nell'acqua, tanti saluti, se ne vanno, perché sono leggerissimi, sono la parte, diciamo, più essenziale, lo dice il nome stesso, della pianta. Allora, in questo caso lo mettiamo nel sale, possiamo fare l'olio, possiamo fare il miso, possiamo fare l'acidulato di umeboshi. Ci sono, insomma, io qui ho scritto l'ultimo libro, In cucina con gli oli essenziali, dove ci sono 50 ricette di basi salate in questo caso. Allora, ora facciamo
anzi ve lo dico per questione di tempo, perché ne voglio fare tre, quindi non ci riesco se no a fare tre, ma questa ve l'ha detto, ve la dico, perché è molto interessante, sempre tenendo il fatto che dobbiamo organizzare la nostra dispensa. Volevo fare un pesto di avocado. Allora, l'avocado piace tanto, i ragazzi ne vanno matti, e fare i pesti aromatizzati permette di, mettendo poi dell'olio sopra, di tenerlo anche in frigo, e dura 3, 4, 5 giorni. Lo faccio aromatizzato con il shiro miso o miso bianco. Perché? Perché il miso bianco ha un sapore un pochino meno forte del miso, e nello stesso tempo mi tiene il colore verde dell'avocado, me lo va a riequilibrare, perché sapete, l'avocado ha un'energia molto espansiva, più diciamo adatta all'estate, e il miso invece mi va a lavorare sul sistema immunitario, sull'intestino e sullo stomaco, e ha un'energia più contraente. Quindi se li metto insieme sono perfetti, perché uno dilata e uno contrae, e trovo la via di mezzo. Allora, prendo un avocado maturo, lo pelo, gli tiro via, me lo frullo, e lo frullo assieme a 100 grammi di farina di mandorle, a uno spicchio d'aglio messo sotto salsa di soia. Questo ve lo spiego, anche questo. Allora, l'aglio a me piace tantissimo, però quando le persone vengono in consulenza mi dicono: Sonia, ma a me l'aglio non lo digerisco, mi risale, mi dilata lo stomaco, mi fa venire, problemi alla pancia, mi gonfia. Allora ho detto, va bene, andiamo a analizzare anche lì. C'è proprio tutta chimica. L'aglio nella medicina tradizionale cinese ha un'energia molto espansiva, lo andiamo a mettere sulla salsa di soia che ha un'energia contraente. Cosa è successo? L'ho messo, l'abbiamo tagliato, vedete, così a raggiera, in tal modo che penetri anche nel centro, messo sotto salsa di soia per almeno 3 settimane, e organizzazione della dispensa, perché io ora ho i vasoni con l'aglio già tagliato che si conserva dentro alla salsa di soia. Quando mi serve non devo pelare tutto l'aglio, ma prendo, butto in padella e via. Quindi anche lì ho organizzato la mia dispensa, cioè io apro la mia dispensa e sono piena di barattolini già pronti, ma fatti da me, sani, salutari, che si conservano, perché la salsa di soia conserva. Cosa è successo? Che praticamente l'aglio ha aumentato il suo profumo, quindi me ne basta metà quando vado a metterlo nella pietanza, ma nello stesso tempo si è riequilibrato. Quindi le persone lo usano e non gli risale più, non c'è più quel fastidio di gonfiore che dà allo stomaco. Quindi quando io parlo dell'aglio, parlo sempre dell'aglio messo sotto salsa di soia. Provatelo, ve lo consiglio, perché è meraviglioso. Poi lo volete aromatizzare la salsa di soia, ci mettete dentro magari 2 gocce di menta e 2 gocce di limone, e ho un aglio aromatizzato al limone e menta. Allora, quindi abbiamo detto un avocado che gli tolgo la buccia, lo frullo assieme alle mandorle, a 100 grammi di mandorle, a uno spicchio d'aglio messo sotto salsa di soia, a un succo di limone. Prendo il succo di limone e lo metto dentro nel mio frullatore, a 50 ml di olio extravergine d'oliva, un pizzico di sale, un pizzico di pepe, noce moscata, e poi un cucchiaio di shiro miso che vado ad aromatizzare. Un cucchiaio, eccolo qua, prendiamo questo. Prendo lo shiro miso e lo aromatizzo con l'olio essenziale di menta e di basilico.
sei brutto, cioè sei proprio brutto, mi vuoi far fare brutta figura. Che poi quando invece parte ne partono 25 gocce di fila, ecco. È sempre così. Sì, ecco perché dico a tutti, prendete il contagocce e fatelo con il contagocce. Io posso approfittare per farti delle domande che ci sono arrivate? Sì. Intanto, di nuovo complimenti, ti fanno un sacco di complimenti, Sonia. Che siete cari, ne abbiamo bisogno. Chiedono quanto durano i fermentati in frigorifero? Anche 6 mesi. Anche 6 mesi, quindi a lunga conservazione fondamentalmente. Sì. E con l'olio essenziale di più, perché non si ossidano. Perché gli tirano via l'ossidazione, a parte che... Io penso che dopo un mese sono così buoni. Poi c'è Mary che ci chiede una domanda che avrei voluto farti anche io, quindi prendiamo due piccioni con una fava, forse anche di più. Gli oli essenziali possono essere usati in cottura o aggiunti solo a prodotto raffreddato? Allora, perché le era venuto in mente di usarli anche per aromatizzare una torta, ma mi è stato detto che oltre una certa temperatura diventano tossici. Allora, l'olio essenziale va usato a fine cottura o a freddo. Vedete che io faccio il pesto, faccio i fermentati, lo aggiungo alle creme. Allora, sono intanto prodotti che vanno con un vettore, come ho detto, quindi con l'olio essenziale, con una crema di mandorla, con una crema di nocciole, con il sale. Ed è meglio non farli cuocere. Perché? Perché volano via, sono volatili. E la cottura lunga fa in modo che si perdono. Allora, mettiamo dentro il nostro miso che abbiamo aromatizzato, frulliamo tutto e abbiamo preparato il nostro pesto all'avocado che possiamo andare a condire una bella pasta, un buon riso, possiamo fare una bella tartina, possiamo fare un panino per i ragazzi per merenda, cioè prendiamo una fetta di pane, ci spalmiamo il pesto, ci mettiamo delle verdure, una foglia di insalata, 2 mandorle per dargli un po' di croccantezza. Giocate sul fatto di usare prodotti morbidi e prodotti croccanti, così anche il nostro palato non si annoia. Allora, il pesto l'abbiamo fatto, abbiamo gli ultimi 10 minuti, ma tu sei bravissima e ci farai, ci illuminerai ancora un po'. Allora, gli ultimi 10 minuti, aspetta che vediamo, eccoci qua. Gli ultimi 10 minuti vi voglio presentare, parlando sempre di fermentazioni, delle verdure fermentate con l'acidulato di umeboshi. Anche queste per tenerle nella dispensa e poter in qualche modo avere sempre delle verdurine interessanti lì. Allora, prendo un bel barattolo, magari... Ci manca il barattolo, ma noi non ci scoraggiamo. Mettiamo il sale qui dentro. Mettiamo il sale lì dentro e poi con uno ci sistemiamo. Ecco, grazie mille. Andiamo a fare un altro tipo di fermentazione. Mentre prima abbiamo fatto una fermentazione secca, adesso andiamo a fare una fermentazione con l'acidulato di umeboshi. Sapete tutti che l'acidulato di umeboshi ha delle grandi anche proprietà perché è molto molto alcalinizzante. Allora, prendiamo il nostro acidulato di umeboshi, delle verdurine, che può essere daikon, carote, ravanelli, se vogliamo mettere anche del cappuccio. Prendiamo un po' di limone e un po' di zenzero e il nostro acidulato lo facciamo praticamente con limone e salvia. Restiamo proprio nel nostro Mediterraneo. Allora, come faccio io di solito? Prendo la carota, eccoli qua. Allora, pelo la carota. Non perché la carota non sia bene tenere la sua buccia,
però per sicurezza, proprio per restare sempre nella sicurezza, tiro via tutte quelle parti che possono essere nere. Preferisco essere più, un pochino più precisa. Mi preparo il mio daikon, sapete i poteri del daikon. Il daikon è una radice meravigliosa che brucia i grassi, quindi sarebbe bene ogni tanto averla, abbassa il colesterolo. Ci sono anche dei rimedi fantastici con daikon e carote. Ecco, tanto ne usiamo metà. E poi lo facciamo dopo. Allora, vado a fare un taglio. E cerco di tenere sempre quel taglio, tipo se voglio fare adesso un bastoncino, cerco anche di tenere lo stesso taglio. Perché questo? Perché così la verdura è abbastanza, a parte che è più bella, si vede anche dentro il mio barattolo, è un pochino più curata, ma poi anche ha la stessa consistenza. Ecco qua. È arrivata la domandona da 90. Utilizzo controindicazioni o divieto di oli essenziali in cucina, ovviamente, ad uso alimentare durante la gravidanza? Sì, sì, sì. Durante la gravidanza bisogna stare attenti, ci sono degli oli essenziali che non vanno proprio usati e quindi è bene, come dire, essere attenti, perché durante la gravidanza è un periodo un po' particolare e va posta molta attenzione. Lo stesso discorso si fa, quindi si può riversare anche sui neonati. Eh sì, ma neonati e donne in gravidanza sono momenti particolari della vita che è bene stare attenti. Non tutti gli oli essenziali vanno bene, certi sì, certi assolutamente no. Se ci sono parti nere vanno tolte, assolutamente, dovete porre attenzione. Lui mi sta facendo tribolare, logicamente. Il tempo è nostro nemico oggi in tutti ma i sensi. Ma ci hanno appena concesso 5 minuti bonus. Perché siamo brave. Allora sono contenta. Va bene. Facciamo un mix di colori oggi, dai. Così nel nostro barattolo avremo anche dei colori bellissimi. E poi andiamo a mettere dei nostri ravanelli. Il ravanello è ottimo, anche proprio per la salute. Cercate di mangiarlo e cercate di mangiare le sue foglie. Non buttate mai le foglie di ravanello, per l'amor di Dio, che sono piene di ferro e di calcio. Assolutamente, hanno delle proprietà meravigliose. Quindi uno che ha problemi di ferro, di calcio anemico, prende le foglie di ravanello
o le scotta leggermente oppure ci metti un filo di olio di sesamo, le salta quelle che sono un minuto e le mangia. Sono spettacolari. Ho fatto un po' un fuori... Però ci tengo tanto alle foglie di ravanello. No, anche perché molte volte appunto capita di fare questi grandissimi scarti in cucina, soprattutto per quanto quando si parla di verdure, quando in realtà bisognerebbe utilizzare tutto. Un'altra cosa che mi viene in mente è il porro. Sì. Il porro di solito viene scartata tutta la parte verde, quando in realtà è buonissima e altrettanto importante a livello nutrizionale, è ricco di elementi, eccetera. La costa delle varie verdure lunghe. Pensa le foglie, che di solito si mangiano solo le foglie e si butta via il tenero, che è la parte secondo me tra l'altro più buona a livello gustativo proprio. Quindi fai assolutamente bene a dire queste cose, perché non sono assolutamente scontate ed è un maggiore incentivo a ridurre gli sprechi in cucina. Ecco, cioè quante cose riusciamo a fare e quanto poco umido e rifiuto riusciamo a creare, certo, in questa maniera. Poi per esempio le foglie di abbiamo fatto il pesto all'avocado, possiamo fare il pesto con le foglie di insalata, possiamo fare il pesto con le foglie di carota, cioè tutte cose che si possono, come dire, riutilizzare in cucina. Abbiamo l'insalata che insomma non è fantastica perché magari l'abbiamo lasciato un giorno in più in frigo, finisce nel pesto. Certo, non deve essere morta, però. Se no. Eccoci qua. Ci siamo quasi. Abbiamo anche il nostro zenzero. La buccia di limone. Ovviamente, appunto, la buccia deve essere edibile, deve essere biologico, non trattato. Tu... dici bene, ma non è così scontato. Ma io penso che bisogna anche proprio, come dire, cercare di comprendere che se noi, come ha detto Berrino, ha fatto ora la conferenza, e che si può mangiare con poco biologico. Abbiamo fatto, cioè, proprio la prova, ha fatto la prova. E allora cerchiamo di scegliere biologico e soprattutto... cerchiamo di sostenere quelle persone che fanno un lavoro etico, che fanno, cioè quei contadini che hanno deciso di voler bene alla natura e quindi di voler bene anche a noi. E soprattutto dobbiamo volerci noi più bene, cercando di mangiare sano, che non per forza vuol dire spendere un capitale per mangiare sano, come ci hai appena insegnato. Anche dalle piccole cose riusciamo a trarre grandissimo beneficio. Allora, le nostre verdurine fermentate. Abbiamo daikon, carota, cappuccio e ravanello. Ho messo un po' di zenzero e limone. Prendo il mio acidulato, proporzioni. Un terzo di acidulato di umeboshi e due terzi di acqua. Aromatizzo il mio acidulato di umeboshi prima. Ci vado a mettere dentro tre gocce di limone su mezzo litro, quindi io ora non faccio mezzo litro, ne faccio molto meno, tre gocce di limone e tre gocce di salvia. In questo caso metto una goccia. Cioè ce l'hanno con me proprio. Eccolo. È andato. Ecco perché dovete prendere il contagocce, per non fare uscirne troppe. Ecco qua. Almeno... allora, io di solito amo farle a strati, perché poi amo unirle dopo insieme.
No, forse ci vuole proprio. Tanto poi le giriamo e si mescolano tutte. Ecco qua. Allora, vedete che circa l'acidulato di umeboshi è un terzo. E ci vado a mettere 2/3 di acqua. Adesso prendo un po' d'acqua. Ma va bene anche quella. Magari metto il sale da qualche parte. Ah, perfetto. Guardate che bella. Merita. Ci vado a mettere l'acqua. Ci vado a mettere a questo punto, premo bene che sia tutto sotto e ci vado a mettere i pesini. Deve stare tutto sotto acqua, chiudo e mescolo. Allora, sono sotto perché l'acqua, vedete, è sopra. Meraviglioso. E metto in frigo e lascio, come dire, a fermentare un po' prima di mangiarle, almeno una settimana. Sì, io metto in frigo. Si possono lasciare anche fuori, ma io metto in frigo. Preferisco aspettare qualche giorno in più piuttosto che lasciare fuori. E queste sono le nostre bellissime preparazioni che abbiamo fatto oggi. Noi ti ringraziamo, hai portato un po' di colore in questa giornata grigia. Ah, sono contenta. E soprattutto da casa non riuscirete a sentire, ma hai portato sicuramente un sacco di profumo. Sono contenta. Io, Sonia, ti ringrazio moltissimo per essere stata qui, per aver avuto la pazienza di stare qui di fianco a me. Ma di che? Vogliamo ricordare dove ti possono eventualmente contattare i nostri ospiti, i nostri ascoltatori? Sì, allora, vabbè, io sono la direttrice della scuola del dottor Berrino, che siamo a Livorno, sulla Grande Via. E poi, niente, collaboro con varie associazioni e spero di sentirvi. Comunque mi trovate su Instagram, Facebook, su queste cose. Sonia Vellere, giusto? Sonia Vellere, su queste cose un po' mostruose, però ci sono e le usiamo. Però finché si usano con questi scopi qui va assolutamente bene. Sì, no, mostruose per me che non sono molto pratica, ecco. Perfetto. Grazie di cuore a tutti. Grazie mille.